La strada la invento io. Tieni gli occhi sulla strada. Ehi, Sam, vuoi guidare tu? Sì. Peccato, allaccia le cinture. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata sullo spin-off di Uncharted 4, ovvero Uncharted l'eredità perduta. Allora, eccoci qua. Capitolo 9, fine della corsa. Che sia, come già dissi nel precedente video, sul finale, l'ultimo capitolo, vedremo. In passato l'ho già detto e ci ho fatto anche la figuretta, perché poi così appunto non è stato. Come vedete, si sta andando avanti. Vai, eccoci, mancano loro. Boh, è legnata, non penso di... Fuori dai piedi! Vabbè, ganzi, mi vengono proprio addosso anche loro a volte. E quindi si suicidano da soli praticamente, o perlomeno cascano da soli. La macchina fa un po' troppo fumo per i miei gusti, eh. Non vorrei che scoppiasse così da nulla. Che gli spari sono tanti, quelli che arrivano. Avvicinata, ok, questo. Ci sono, ci sono. Vai, buono, ci siamo. Dateci dentro, signore. Buona fortuna. Pensi se la caverà? Allora ti porta. Beh, a lui la zanna. Via. Ehi, hai capito dove hanno messo quella cassa gigante? Alla locomotiva, giusto? Dobbiamo raggiungerla. Speriamo di un casca, eh. Merda, non ci sono pilli. Cosa può fare lei? Cosa bisogna fare? Boh, non capisco. Posso tornare indietro? Vediamo un po'. No, non capisco. Ok, questo è un aspetto. Allora, provo ad andare di qua. Vediamo un po' se non fa. L'avevo già visto anche prima, eh. Sì. Però sembrava che non ci potesse andare. Ho detto, proviamo dall'altro lato. Guarda se trovo un'altra strada. Invece, eccoci. Mamma mia. Mamma mia. Già la sono da volte, anche prima. Lacchete, boom, chiamate la botta. Sì, che stavolta lì comunque. Diciamo che devo stare più attento. Dai, oh, allora. Oh, piano. Stiamo attenti. Vai. Ok, bene, okay, facciamo ok, io lei volevo dire. Vai, ok. Passare di via, regola, buono, qui, probabilmente di va. Qui fuori! E si sale, ok. Oh merda, abbiamo compagnia! Non so se affrontarli ora, loro, aspettando o no. Hanno girato! Vai! Tieni premuto, ma voglio il coso. Volevo Type 95, il mio Type 95 che mi ha accompagnato per gran parte di questa serie, diciamo. Dove devo andare? Boh. Di là. Ho visto. Stava succedendo. Siamo sopra. Non puoi fermarci.
andati sotto, eccolo, c'è le munizioni, prendiamo tutto che possa essere sempre raggiungiamo la locomotiva. Sono stato io a causare l'esplosione? Non credo, eh. Che non so come abbia fatto. Dai. Andiamo. Vai, là, l'olio. Vai, stesso arco. Chi è ora? Non ti vedo. Vabbè, vado avanti. Sono di là a sinistra, probabilmente è morto, infatti. Sicurezza. No, vabbè, si va dentro. Non abbiamo molto tempo! Dobbiamo muoverci più in fretta! Capito? Allora ci ammazzano, ci spari dentro. Non puoi vincere! Fatela fuori! Uno che mi rompa un coglione, quindi guarda, riesco a perdere un po' di tempo a ammazzarli. Ci sarà un modo per proseguire. Uno di lì e uno di là, dietro, dov'è? Siamo uno dei loro fuori strada. Dov'è? Mi piace, bell'idea. Bella mia. Quindi ora... Ora... No, lì non ci posso andare. Non ho capito cosa ha detto Nadine. E... Boh... Io pure a saltare, eh. Che poi si muore, ma vedo altre chance, cioè. Boh. Vado? Eccoci, mamma mia, così muoio definitivamente. Ah, ok. Cosa fa? Oh! Ma non credo, bisogna tipo prendere una macchina lì e startarci sopra. Invece sì, e poi invece è proprio così. Infatti mi sembrava strano che bisognasse saltare. Oh, Nadine, spara a loro, vai! Che rompano parecchio coglioni. Sali, ciccia. Sali! Buono, vai. Ce l'abbiamo fatta! Grandioso! Che roba! Il mezzo sto treno via, eh! Di munizioni, però sì. Vai, è finita. Ma boh, ma dov'è la fine del treno, Dio? Non finisce mai. E ora? Qui si è aperto un varco, eh? Io vado. No, non lo so. Non so se da... Come cazzo? No, la bomba qui c'è per me. No, se ci ritrovo. Oh, e a parte gli scherzi, non so dove devo andare. Di là cosa c'è? No, non ci posso proprio andare anche volendo. Che cazzo, devo andare, aiuto! No, boh, via. Sì, ho visto che mi scappa tutto. Va levato di uno vesto a sì, non c'ho più nulla, niente. Andiamo indietro, vediamo se c'è qualcosa. Sì. Oh, c'è lì, è lì. No, è rompe coglioni quel coso lì, io non so cosa devo fare. Meno che, ma non credo ci sia qualche tipo RPG in qualcosa che possa distruggere. Sì, l'oro sono in dominio, eh.
Dai, no, cosa devo fare? Oh. Serve qualcosa, anche munizioni, se non è bottino. Dè, mi dispiace ragazzi se allungo il tutto, ma non c'ho munizioni. Dè. Il problema è che non ce la faccio di studio che cosa lì. Cioè, c'ha il coso che lo pare, voglia di sparare. Ci posso riprovare, ma ora sì, ora vado. No, io decisamente vado levato duro per caso lì. Andare più vicino per sperare. Io non so cosa devo fare. Dì, lo vedi? Sono morto. Dì, lo vedessi magari se non è saltato fuori. No, si muore. Boh. Oh, non c'era scritto però così prima. Ma riuscivano prima forse. Accidenti a loro. Lì, a saperlo prima, porca miseria, ho perso tempo se a caso. Vai. Vai via. Qualche idea su come salire sul camion? Se ti avvicini, usiamo il rampino. Stai scherzando? Facciamolo! Nadine! No, merda! Oddio! Oddio, sì, vabbè, qui ragazzi prendi certe legnate in realtà, cioè nel senso ti sfai, muori. Devo tirarmi su! Cosa sto facendo? Per la miseria! Riesci a fare. Comunque è importante aver capito poi di là, questa cosa non si fa, no? Non sembra di buon umore. Meno male, guarda, c'è la mia assistente lì. Oh, yeah, yeah. Guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì. Proprio noi. Ok, questo camion non reggerà. Dobbiamo saltare, ora! Dio, di chi è stata questa stupida idea? Tua! Giusto! Lo scambio della carne con una bomba, il dirottamento di un treno, Asava ha pianificato tutto da mesi. Mettergli i bastoni tra le ruote sarà ancora più goturioso. Siamo quasi arrivate. Non si muove. Ti aiuto io. Vai, vai. Questo è molto pesante. Vai, faccio io. Grazie. Dal vivo è molto più bello. Grande. Beh, è una bomba di uso piccina fra l'altro. Vieni, aiutami. Dio, pesante. Sai disinnescarla? Se ci provassi esploderebbe. Allora piano B. Alla locomotiva. Vieni. Ancora! Ok, vai tu! Ecco la locomotiva! Possiamo passare di qua, forza! No! No, no, no! Chi c'è? L'hanno saldato. Merda. Ehi, dal tetto. Non male, vai. Non siamo morti. Non pensare.
pensarci troppo, fallo e basta. Forza! Oh, andiamo. Vai, 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 vai. Allora, anche questo è saltato. Ci sarà un altro modo. Se hai altre idee, dille pure. Uno scambio. Cosa? Più avanti, c'è uno scambio. Potremmo attivarlo, deviare il treno e guadagnare tempo. D'accordo, ci sto. Ancora, ancora. Ci serve uno strappo. Oh, merda, ma di... Non puoi fermarti! Vai allo strappo! Maledizione! Ti levi, di due ore. Dallo scambio, ti vedi strade, a non caso. Non volete proprio lasciarci in pace? Abbiamo molto tempo. Ma ho obbligato ad andare di vai. Ho dato una po' di legnata per farmi girare. Per la miseria! Sam! Ehi, Sam! Rieccolo, è vivo! Io seguo lui, Sam! Sam! Dov'è Nadine? Di nuovo sul treno, dobbiamo azionare lo scambio! Dio! Questo non ci vuole! Mi interessa un minuto! Dai, c'è rimasto due, dai, va, uno... Ok, via libera! D'accordo, torniamo allo scatto. Spingi! Andiamo, fa andiamo. Solo il treno, Boia, proprio al millesimo di secondo. Nadine! Devo raggiungere. Aspetta, aspetta. Devi proprio, insomma, mi sembra piuttosto in campo. Ok. Ok, ecco il treno. Ma come diavolo faccio a salire? Non vedo nessun ponte. O attraversamento. Oh, merda! Si salta. Guarda il culo. Ma guarda il culo. Muoviti, magari asca la macchina. E io ho funzionato. Oh, cazzo, il ponte. Merda! Merda! Eccolo lì, vieni a Zav. Perché ci hai messo tanto? Dovevo prendere un treno. Sarà la battaglia finale? Sapete, io mi sono sempre considerato un uomo molto paziente. Ma voi due siete delle bastarde di prima categoria. Ci insulta? Credo proprio che mi divertirò. Forza! Fatemi vedere che sapete! Allora, guarda lì, Dio! Torna indietro! Andiamolo! Io vabbè, io entro uno... Ma per cosa? Figli, Una città di bifolchi! Cazzo, sei insopportabile! Nelle mie vene scorre il sangue degli antichi sovrani! La mia gente insorgerà di nuovo! Schiva l'attacco, chi le schiva? Ma è...
saresti dovuta venire! Cosa ho visto? Vai! Boom! Di sotto, buttalo di sotto! Parte di magari fa un mori. Questa è la mia terra! Cosa avreste da guadagnare qui? Oh, conta più quello che hai da perdere tu! La bomba? Basterà comprarne un'altra! Brucerò la tua città, ladra! La tua gente ti dovrà di salvarla! Nadine! Facciamola finita! Dai, aspetta il momento, porca miseria, andiamo. E tanto le scrivo uno di level light. Ti ammazzo! Un po' le fuse, fatto, ti vedo. Vai ora, dammi due azzotti, dati bene. Perché resisto? Bisogna capire quando spondar tosta. Ecco, ecco la dinne. Anche perché il tasto in basso. Dio. Boh, stavo in pensiero. Ah, ok. Su e giù, ok. Vabbè. Si riparte lì, vero? Non salire! No. Anche perché non ce l'ho fatta. Io ti conosco. Tu non sai cos'è l'eroina. La mia guerra destabilizzerà il governo. Le pecore Secondo me Azav rimane lì e fa una botta insieme alla bomba. Avete rovinato tutto! Tutto quanto! La mia epurazione sarebbe stata magnifica! Perché non morite una volta per tutte? Sta fa male. Scoppia la bomba. Qui abbiamo finito. Credete d'aver vinto? Ne verranno altri. E come il giovane re non avete niente in mano. Avevi proprio ragione. Il progresso richiede dei sacrifici. Prese, dobbiamo andare. Piccola stronza arrogante! Cioè, praticamente lui è rimasto con la gamba sotto la bomba. Vai, Bulbi, ce la forse, ancora. Che botta può fare la bomba? Oh, deve scoppiare la bomba. Che cazzo fai? Che cazzo fai? Perché era una certa tua morte? Vai! A dire il vero non me lo spiego neanche io. Clamoroso, nel senso veramente
molto, come si può dire, cioè, molta azione, ecco, credo che sia uno dei finali più movimentati, diciamo, di tutti gli Uncharted. Non il più, ma uno dei più, ecco. Oh, da bella anche questa panoramica, però. Wow. Ciao. Ci siamo date da fare. E come? Quindi, qual è il futuro di Nadine Ross? La shoreline? Il traffico d'armi? Basta con la shoreline. Davvero? Davvero. A dirla tutta, pensavo di dare un'altra chance al racket dei tesori perduti. Conosci idioti egoisti a cui servirebbe una socia? Senti... Non tu. Ok. Oh. Oh, mi spiace, ma lavoro solo con i professionisti. Già. Dov'è la Zama? Ce l'ha... Porco cazzo. Cosa? Stavo solo scherzando, eccola qua. Le vostre facce... Non è niente, per davvero. Okay. Tanta sigaretta è andata. Era l'ultima sigaretta. Cavolo, è splendida. Yeah. Quanto pensate ci frutterà questa roba? Ma... il Ministero della Cultura ci offrirà una... generosa... ricompensa. Giusto? Socia? Vomito. Oh! Mi fate pisciare sotto da ridere. Il Ministero della Cultura. Oh merda, siete sempre. Via, e così finisce a quanto pare. Vediamo se c'è... io. Avatar fatti così. Vediamo se c'è qualcos'altro e soprattutto se si può mandare avanti. No, e a quanto pare no. Bisogna occuparci tutto questo, eventualmente tutti i riconoscimenti. E niente, intanto parlo e dico la mia sul gioco e poi eventualmente o il video finisce o ci sarà poi qualcosa dopo. Vabbè. Comunque, allora, finito il gioco, dicei, si parte male. Direi, un'avventura mozzafiato, nel senso, è bella, la trama, fatta bene, ha i suoi perché, diciamo, ed è, come appunto, come credo possiate capire, entusiasmante. Allora, facendo invece delle considerazioni. Allora, momentaneamente, essendo uscito da poco, il prezzo del gioco è 39,99, vabbè, metti 40, 41, perché c'è anche l'IVA, vabbè. Allora, io vi dico questo, vi dico che... Ecco, vedi, stavo parlando, allora si rimane, vi dico che... Ci sono collezionista privato. Eh? Ascoltatemi un secondo, io capisco il ribadire la nostra superiorità morale è una gran cosa e sono totalmente d'accordo. Ma almeno potremo... Non rovinare il momento. Allora, dicevo, vi dico che se, non so come, perché a regola per ora, da quel che so, la cosa che sto per dire è riservata solo a quelli che hanno fatto il pre-order del gioco, ecco. Comunque, se riuscite ad avere, diciamo, la versione che comprende poi anche in omaggio anche il gioco Jak and Daxter, diciamo che 40, seppure forse sono un po' esagerati, diciamo... però tutto sommato possono andare bene. Se invece magari appunto l'avete fatto il pre-order e non avete la possibilità di avere il gioco Jak and Daxter all'interno in omaggio da scaricare, perché di per sé pare che quest'ultimo costa tipo sui 15 euro, quindi calcolate che senza averlo il gioco starebbe 25, cioè facendo una proporzione, facendo le differenze da 40 a insomma meno 15,
Quindi direi che 40 euro senza Jak and Daxter forse sono troppi, quindi eventualmente se proprio volete giocarlo, calcolando che poi non è che è finita la storia, lo buttate via o lo rivendete, insomma ci fate niente. In realtà per chi non ha Charter 4 può benissimo giocarci anche col multiplayer, perché sì, perché per chi non lo sapesse, questo gioco oltre ad avere la storia anche il multiplayer, appunto. E forse l'avevate visto nel menu principale prima di iniziare il gioco, mi pare nel primo episodio, non ricordo. Quindi diciamo che con Jak and Daxter 40 tutto sommato possa andare bene, avere meglio 5 euro di meno, che comunque sono pur sempre 5 euro. Senza magari vi consiglio di aspettare un po' se volete giocare la storia. Perché comunque di per sé, dico la verità, sì è vero, non è durata come l'altro, come Uncharted 4 in questo caso, quindi non è stata più lunga, cioè così lunga, però non è mai stata cortissima, nel senso, alla fine sono stati 9 capitoli, che fra l'altro parentesi io avevo detto, perché pensavo fossero più o meno 10, quindi ci avevo abbastanza azzeccato, però cioè sono 9 capitoli, nel senso non sono né tanti né pochi, ne vedi mezzo, ecco, sicuro un discreto spin-off, che comunque capitoli come avete visto, a parte qualcuno che dura poco, altri soprattutto siano stati buoni a nulla, magari vi richiedono un po' di tempo. Quindi direi che, allora, per quanto riguarda il prezzo, più o meno ho detto la mia. Per quanto riguarda il gioco in sé per sé, sì, ok, ho fatto un commento veloce dicendo che è entusiasmante questo CV, però davvero io sinceramente me l'aspettavo peggio, perché secondo me la trama fatta abbastanza bene, rientra diciamo nei parametri, ecco, dei classici Uncharted, e graficamente come avete visto è sbalorditivo, anche se in realtà sono sempre stati tutti gli Uncharted, anche come già dissi in un video, anche quelli che erano su PlayStation 3 per la console erano veramente sbalorditivi a livello di grafica, e niente, quindi io a livello di tutto sommato, lasciando il discorso prezzo, io se devo dare una votazione da 1 a 10, io direi, calcolando il tutto, un bel 8 e mezzo, perché poi chiaramente c'ha vari bug, questo sì, però a me personalmente è piaciuto tanto, vi dico la verità, non me l'aspettavo. Me l'aspettavo molto più corto, una trama molto più, diciamo, non tanto sempliciotta, però una trama più tirata via, invece io nella mia ignoranza, diciamo, perché chiaramente non sono un analista, diciamo, no? O un recensitore, si dice così, no? Di giochi di PlayStation, tantomeno di Uncharted, però magari per giocarci. Comunque, nel mio piccolo, diciamo, io le do un bel 8 e mezzo perché mi è piaciuto tanto, ecco. È andato oltre le aspettative. Anche se in realtà, come già dissi, le aspettative io me ne creo poche, perché magari poi ci posso rimanere male, ecco. Invece è meglio così che poi magari mi sorprende. Quindi direi che non c'è da dire altro, credo che addirittura forse finisco anche discorsi contemporanei a riconoscimenti, quindi niente, bel gioco, o perlomeno, bello spin-off. Quindi direi che, detto questo, non so ci siano altri video, post, riconoscimenti, arrivo alle conclusioni vere e proprie. Quindi, come sempre, vabbè, innanzitutto, cosa che, mi scusate, non ho mai fatto, perché poi magari non ci penso, ma non che non mi interessi. Comunque vi ringrazio tanto, ringrazio tanto tutti quelli che hanno seguito la serie o comunque che l'hanno vista, grazie. E poi come sempre, come dico sempre sul finale, vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Se volete chiaramente. Allora mettete un bel mi piace al video, se il video vi è piaciuto, ma mettetelo anche più, diciamo, sulla serie se vi è piaciuta. Io, parentesi, ho deciso di non tagliare nulla, per far sì che magari se qualcuno si trovasse, non so, si è trovato in difficoltà su dove andare, anche se in realtà non è che sia tanto difficile, però magari dove andare, cosa fare, bene o male i percorsi da percorrere, appunto, l'ho lasciati, tranne quando c'era da fare qualche enigma che era lungo, che io, vabbè, in realtà uno non può guardare quello che faccio io, ma è tutta una cosa spontanea, diciamo, o istintiva, quindi è per questo che magari i video sono durati, cioè gli episodi sono durati anche troppo, senza tagli, rari tagli, insomma. Comunque mi piace il video, poi condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ormai non più su questa serie qua, a meno che non succeda qualcos'altro, ma non credo, ma bensì comunque sui video in generale, comunque se magari qualcuno è interessato a seguirmi, ecco. Insomma, detto questo, io niente, vi saluto e via. Ciao a tutti, alla prossima!